mia vita al Giappone, in ogni ambito della mia vita il Giappone è stato sempre presente, quindi permettete questa piccola parentesi emotiva al mio intervento. Seconda cosa è il luogo in cui ci troviamo, cioè sicuramente questa città è simbolo dei rapporti tra Italia e Giappone, e invitando me e la spedizione che rappresento, il mio istituto che è l'International Research Institute for Archaeology and Ethnology, è un po' come riconoscere finalmente, mi dispiace dirlo, insomma c'è stato un po' di silenzio su questa spedizione in Italia e in Campania, però è un qualche modo riconoscere questa spedizione come un ulteriore simbolo dei rapporti che esistono, dei rapporti ultracentenari, come giustamente dice il professor Mazzei, tra Italia e Giappone. Ha un grande primato questa spedizione, non solo è la prima spedizione, la prima e unica spedizione, almeno per ora, ufficiale italiana in Giappone, ma è la prima spedizione archeologica ufficiale di un paese occidentale in Giappone, non ce ne sono altri. Nel 2006 iniziò il mio rapporto con il professor Hayashida Kenzo, fondatore e presidente dell'AIWA, ovvero l'Asian Research Institute for Underwater Archaeology, e iniziò questo bellissimo rapporto di collaborazione. Apportammo delle modifiche alle loro metodologie, la scienza dell'archeologia subacquea, ma dell'archeologia in genere ancora abbastanza giovane in Giappone, e trovammo le famose navi di Kublai Khan, che tentò di invadere nel 1281 il Giappone per la seconda volta. E quello che era un po' un mito che si raccontava ai bambini nelle scuole è diventata finalmente storia, e ha cambiato anche un po' della conoscenza che abbiamo di quell'evento e di quel periodo. Ma non voglio dilungarmi sul fatto scientifico, storico, che sicuramente è un'importantissima scoperta che ci ha fatto vincere anche un premio importante, che è il premio Rotondi Salvatori dell'Arte del Mondo, l'abbiamo vinto nel 2014 proprio per questa scoperta, ma è importante proprio per ciò che rappresenta nei rapporti che intercorrono tra Italia e Giappone. I giapponesi ci hanno aperto le porte, sono stati estremamente aperti alla collaborazione, allo scambio di conoscenze metodologiche e tecnologiche, a tal punto che questi 10 anni di lavoro insieme hanno portato a ulteriori aperture. Pensate che adesso, proprio l'anno scorso, abbiamo iniziato una nuova spedizione dove abbiamo fatto un'altra scoperta importantissima, una nave Kaizen, ovvero di quelle commerciali che appunto commerciavano tra varie parti del Giappone. Questa andava da Osaka a Edo e portava, pensate un po', niente poco di meno che gli elementi architettonici di un palazzo governativo dei Tokugawa. Quindi con i Mon in vista sopra, è una scoperta fantastica, la scaveremo quest'anno. E inoltre la grandissima soddisfazione è che il governo giapponese, in qualche modo, attraverso la collaborazione che poi abbiamo anche con l'Università di Okayama, la prefettura di Shimane e quant'altro, ci ha chiesto di collaborare insieme a una grossa equipe giapponese nel ristudiare le origini del popolo giapponese. Quindi ristudieremo le datazioni di epoca Jomo, Yayoi e Kofun. Per la prima volta degli occidentali hanno avuto l'autorizzazione ad aprire dei Kofun, che sono le antiche tombe del Giappone. Questa collaborazione mancherà sicuramente un momento importante degli scambi scientifico-culturali, campo archeologico sicuramente, ma estendibile a tutti i campi che poi intervengono in questi processi di ricerca. E infine una cosa molto importante è che da quando c'è stata la scoperta subacquea della flotta di Kublai Khan, i giapponesi in qualche modo hanno deciso di realizzare il primo parco archeologico sommerso del Giappone. L'area di Takashima, dove abbiamo trovato le navi, è diventata già parco nazionale, insomma parco archeologico sommerso di valenza nazionale, e vogliono realizzare questo museo la falsariga sul modello del nostro parco archeologico sommerso di Baia, che loro da sempre, dagli anni 60, riconoscono come il più importante sito archeologico sommerso al mondo. E ogni anno vengono degli studiosi da varie realtà, quali il Kyushu National Museum, l'Università di Okayama e altri luoghi del Giappone, l'Università delle Ryukyu anche,
a studiare i nostri sistemi di gestione di un parco archeologico sommerso visitabile, che è un brevetto tutto italiano. Ripeto, e con questo concludo, credo di essere rimasto nei tempi, questa spedizione che, ahimè, devo dirlo con un bel pizzico di rammarico, non ha avuto molta eco in Italia, ma principalmente all'estero, è in realtà veramente un fiore all'occhiello. Dal 2009 è una missione ufficiale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e il primo core del team italiano era appunto tutto napoletano. È partita da qui, è una missione diciamo nata a Napoli, ideata a Napoli in collaborazione chiaramente con i colleghi giapponesi, e solo col tempo si sono aggiunti colleghi siciliani e da altre parti d'Italia, ma il cuore della spedizione è appunto napoletano, oltre ad essere italiano. Io ringrazio ancora l'organizzazione, grazie per avermi ascoltato e buon proseguimento. Diceva il professor Mazzei prima, quando, almeno nel mio caso, e vedo anche per molti di voi, quando si parla di Giappone si sta un po' in famiglia, e questa è veramente la sensazione che si ha. E come dicevamo prima con la Gabriella Palombo, che ci ha gentilmente accompagnato, abbiamo parlato un po' di coincidenze, di congiunture, e questa senz'altro è una congiuntura, almeno così la possiamo percepire. Innanzitutto, giustamente, si chiude ormai tra poco questo anno di celebrazioni che ha ricordato questi 150 anni di storia diplomatica. Ma quando io dico 150 anni con quest'area, in realtà appunto sono pochi 150 anni rispetto a quelli che veramente ci legano al Giappone. Penso che un'altra delle parole chiavi oggi è anche questa empatia di cui si è parlato. L'empatia su cui ci si può fare anche qualche domanda, perché effettivamente il Giappone e l'Italia sono due paesi che si sono affacciati, no, ai rapporti internazionali molto tardi rispetto agli altri grandi giocatori che erano in quel momento la Francia, l'Inghilterra, anche poi in fondo gli Stati Uniti. Quindi sono due paesi che sono arrivati tardi e l'hanno giocata tutta di corsa questa partita, e l'hanno giocata molto spesso insieme, e questo io volevo anche raccontare in questo libro. Un altro motivo per cui sono felicissimo di essere autore del Greco è che abbiamo parlato di Corani, abbiamo queste immagini bellissime, abbiamo questo libro che veramente uno si distrae guardando le bellezze che si fanno e che si faranno, come diceva la dirigente scolastica che è venuta prima, e che quindi la sua promessa è una bella promessa, perché è una promessa che è anche rivolta alla gioventù e quindi al futuro. Ma perché io ho lavorato a Tokyo come capo dell'ufficio commerciale in ambasciata negli anni, diciamo, tra il 2003 e il 2005. Altra congiuntura, c'era a quei tempi Rosario degli Azzetta anche a Tokyo per un bellissimo progetto, e quindi io quello che vedevo era l'altra parte, diciamo, cioè poi qui siamo alla partenza, diciamo, di queste meraviglie che vengono dal Torre del Greco, invece io lì vedevo l'arrivo. E quindi posso testimoniare senz'altro quello che ha detto, per esempio, prima il grandissimo Maurizio Marinella, che è vero che è una personalità conosciuta in Giappone da tutti, da chiunque conosca il marchio, il brand, diciamo, non Marinella, ma il brand Italia, cioè il brand Napoli, e questo. Quindi questo lo posso testimoniare. E poi anche da un punto di vista pratico, devo dire che mentre normalmente comunque il lavoro nostro in ambasciata, comunque dell'ufficio commerciale, era quello di accompagnare, di aiutare, di favorire tutta quella che era la promozione del mercato italiano, diciamo, in Giappone, lì con Torre del Greco devo dire che noi trovavamo molto spesso, come diciamo a Roma, la pappa fatta, perché in realtà si vedeva dal tipo di contatti, dall'accesso che avevano i produttori di Torre del Greco in Giappone, si vedeva che in realtà questo rapporto esisteva veramente da secoli.
E questo è molto importante, perché quello che vi dico è comunque quello che noi poi tocchiamo con mano. Perché? Perché poi alla fine la storia dei rapporti tra i paesi è una storia di persone, cioè una storia di uomini e donne, e nel caso di Dore del Greco veramente di donne e uomini coraggiosissimi che sfidavano anche un Giappone che era molto diverso da quello che conosciamo adesso, perché era un Giappone che era poi quasi, no, anzi, che poi a un certo punto fu anche in guerra civile. Io dico guerra civile, ma comunque, o quella che fu la rivoluzione Meiji, quindi significa che, o restaurazione Meiji, quello che succedeva, e poi dovete immaginarvi veramente la fine del mondo, si stava alla fine del mondo. Adesso il rapporto che abbiamo noi col Giappone e questa amicizia che c'è, questa curiosità che c'è, questa empatia che c'è, è anche dovuta a uno sforzo enorme giapponese di utilizzare dei sistemi nostri, cioè, e se loro non avessero fatto quello sforzo, chissà che cosa sarebbe successo a livello di... cioè, sono loro che hanno anche imparato molto da noi e noi molto da loro, quindi è stato veramente